La più assurda, farsesca, surreale domenica della storia del calcio, caratterizzata da stati picchettati, di biti e vuoti, ha registrato, come era stato annunciato, solo due partite, a Napoli e Catania. Galliani afferma con una ostinazione stupefacente che il campionato di B è iniziato, la sensazione al contrario è di totale sconforto, anche perché il Napoli, rinnovato e rifatto, ha cominciato con una sconfitta interna che solo per il logico disorientamento dei tifosi non assume toni preoccupanti che pure meriterebbe. Una squadra tutta da assemblare, questo è apparso l'undici azzurro contro un Como quadrato, presentatosi con la solita geometria delle squadre di Fascetti. Del Como le occasioni più pericolose, al Napoli uno sterile, produttivo predominio territoriale. Poco compatta la difesa che ha concesso numerose opportunità soprattutto sulle palle alte, lento e macchinoso il centrocampo con molti uomini fuori forma, qualche attenuante per l'attacco perché mancavano Floro, Flores e Vieri e perché Savoldi, che pure ha mostrato buoni numeri, non era al meglio. Insomma, Napoli da rivedere in situazioni diverse con possibilità di concentrazioni realisticamente più opportune. Al microfono di Carlo Verna, un Naldi deluso per il risultato ma convinto della bontà delle sue decisioni.